fondamentalmente il padre di due belle figlie, il marito di una moglie da 32 anni, una, le figlie si chiamano Minerenne, e faccio un bellissimo lavoro, primo ricercatore all'Istituto Superiore di Sanità, mi occupo essenzialmente dei modelli matematici e fisici per la biologia. Artigiano perché? Perché alla fine uno produce con le sue mani, con diciamo, il suo talento, quello che si è imparato a fare, un oggetto finito per qualcun altro. E la produzione artigiana, a differenza della produzione industriale, produce dei pezzi unici. Unici non vuol dire che non hanno niente a che vedere con gli altri. Anzi, diciamo, l'artigiano tipicamente segue una tradizione, così anche la scienza segue un pregresso, no? Un lavoro che è fatto di scienza fa agio su quello che altri artigiani hanno fatto. L'aspetto artigiano è importantissimo perché è poco rappresentato. Si immagina sempre lo scienziato come uno che entra in un laboratorio e poi sta lì, si mette la mano in testa e gli viene un'idea geniale, no? Ma non è così. Entra in un laboratorio, come in qualsiasi laboratorio, sia esso di sartoria o di fisica o di chimica, deve risolvere una serie di problemi pratici che si frappongono fra lui e un obiettivo, cioè un prodotto finito. Qual è il prodotto finito del falegname? Lo sappiamo, il tavolo a segno. Il prodotto finito di uno scienziato è una spiegazione coerente a un fatto di natura. Questa natura che lui ha in qualche modo simulato in laboratorio, in una situazione molto diversa da quella reale, ma in cui cerca di trovare delle regolarità e raccontarle che poi è un utente, che è un'altra cosa importante, l'artigiano non è che produce per se stesso, cioè poi alla fine ci sarà qualcuno che siede sulla sedia, che ha fatto, qualcun altro che suona la chitarra, che ha costruito, e questo utente deve trovarlo ragionevole, cioè deve trovare che la chitarra suona bene, che la sedia non traballa e che quindi anche questa spiegazione è coerente. La spiegazione è definitiva, non è mai definitiva, ma è sempre parziale. Quindi la verità della scienza non è mai una verità definitiva, è una verità nel cammino. Quello che invece è definitivo è l'onestà. L'onestà significa che io ho seguito delle regole che ho esplicitato proprio nello sport e le ho seguite in maniera coerente. Quindi sono arrivato a qualche cosa, sì, è una verità totale, no, è una verità parziale, ma l'ho fatto in maniera che chiunque possa usare il mio pezzo e trovare dove si può andare avanti, dove si può modificare. Questo può essere solo fatto se è onesto.